Siamo alla 24esima giornata, ma se vogliamo già tempo di spareggi o quasi, perché davanti corrono tutti, tutti vanno a mille. E allora questa sera Lazio e soprattutto Milan, attualmente fuori dalle coppe, non possono perdere terreno. Sposta a sinistra dove c'è Keita. C'è subito la doppia marcatura di Locatelli. Keita si accentra, vuole arrivare in mezzo a tiro. Keita, la conclusione! Donnarumma, il pallone gli sfugge, non c'era nessuno in agguato. Sul controllo però difettoso di Poli riesce a recuperare da una grande palla in verticale per Immobile, che scatta questa volta in posizione regolare. In tre al centro dell'attacco, li vede Immobile, palla che si impenna. Di testa la prende Zapata, Parolo però lascia per Bica che va al tiro, Donnarumma, non è finita, arriva Immobile, Donnarumma, Anderson, ancora Keita, punta Zapata, è libero Parolo che viene ignorato, il tocco all'indietro per Anderson, eccolo Parolo che è stato bravo ad uscire dalla fuorigioco, si coordina per il cross, la mette in mezzo, a cercare il colpo di testa di Immobile, Keita. Ottimo il movimento di Keita che va in percussione, arriva quasi in zona tiro, ne ha due addosso, scarica su Parolo, l'apertura a destra per Anderson, pallone per Keita tra le braccia di Donnarumma, lancio di due, splendido per Anderson, la sterzata di Anderson che va vale a tiro, Anderson, il tocco di Parolo, l'inserimento di Immobile all'interno dell'area di rigore, il contatto con Gomez, D'Amato con il gesti plateale dice Immobile di rialzarsi e di proseguire. De Vrij si coordina Milico e c'è palla dentro per Immobile, spalla alla porta su... poi Keita la piazza, la sponda sotto porta, put, ripallo e la palla che va fuori. 7 minuti più eventuale recupero alla chiusura di un bel primo tempo all'Olimpico, ancora 0-0, ma non sono mancate le emozioni qui. Basta, rischia il pallone buono per Ocampos, Ocampos si allunga a stracoscia, qui Immobile la sovrapposizione di Parolo, arriva quasi nella zona tiro. Poi la conclusione centrale di Piglia. Lancio per Anderson. Cerca il guizzo su Vanghioni che lo chiude bene. Anderson torna sulla sinistra. Poi va in percussione. Anderson al tiro centrale. Anderson infila in velocità Vanghioni. Invoca il pallone Immobile. C'è anche Milinkovic. Il pallone per Immobile. Immobile cerca il guizzo. Immobile l'uscita di Donnarumma. A terra Immobile. D'Amato ci pensa e poi indica il dischetto. Calcio di rigore. Biglia contro Donnarumma, la ricorsa lunga, parte Biglia, rete, Lazio in vantaggio, 46esimo, il capitano Biglia 1-0, prende nuovo velocità Anderson dentro per Milinkovic, si allunga e spaccata, non trova il pallone che invece trova Donnarumma, allora la Lazio può attaccare in contropiede, l'apertura di Biglia, a destra c'è Anderson, davanti Immobile Keita, prende velocità Anderson, arriva quasi in area di rigore, Anderson, gran botta, palla alta sopra la traversa. E di nuovo Anderson, prende velocità Anderson, lascia sul posto Vanghioni, altra grande accelerazione, Anderson in area di rigore, cross per Immobile, Donnarumma come un gatto sul pallone, Lulic cambia bene, Lulic a destra dove sbuca il solito Anderson, in area di rigore Anderson, parte il tiro esterno della rete, correggendo per Lulic, in area attende Immobile, pallone ancora per Milinkovic, prova a giro Milinkovic, la palla di pochissimo fuori con Donnarumma, Immobile per Lulic che può andare in percussione, attaccato però da Gomez, poi il pallone che schizza verso Immobile in area di rigore, Immobile, Immobile, Donnarumma strepitoso, ancora Sosa, Suso cerca il guizzo in area di rigore, Suso ne ha tre di fronte, Suso, rete, gol bellissimo, Suso, il pari del Milan che resta aggrappato all'Europa, forse c'è tempo per un ultimo tentativo. E invece no, game over all'Olimpico, lo scontro diretto per un posto in Europa tra Lazio e Milan finisce 1-1 nel primo tempo, Lazio in vantaggio al 46esimo con il rigore di Biglia, nella ripresa il gol di Suso al 40esimo.